Oggi è il 21 marzo, oggi è il primo giorno di primavera, ma oggi è soprattutto la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Leggeremo qui, in Piazza Castello, insieme alla Regione Piemonte e alle istituzioni, 824 nomi. 824 nomi di uomini, donne, di eroi, ma anche di persone che non conosciamo. 824 nomi in cui oggi ridiamo dignità e per il quale noi portiamo avanti il nostro impegno affinché le loro morti non siano vane. Il 21 marzo l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e numerosi consiglieri di maggioranza e di minoranza hanno preso parte in Piazza Castello a Torino alla giornata della memoria e dell'impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie. Davanti al Palazzo della Giunta regionale i consiglieri, autorità e cittadini hanno letto i nomi di coloro che hanno perso la vita per mano delle mafie. Sono 20 anni dopo le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, ma sono 17 anni che Libera organizza la giornata della memoria e dell'impegno, che si è svolta sabato scorso a Genova e che ha un suo sviluppo oggi in tutte le città d'Italia, rileggendo anche qui questo interminabile elenco di vittime di mafia. Una maniera per ricordarle, una maniera per assumere tutti quanti noi insieme l'impegno di essere più attenti, più vivi e non lasciare soli e quindi sovraesposti coloro che fanno il proprio dovere sapendo anche di rischiare la vita.